Nella puntata precedente. Circa quanti anni fa l'hai installato? Circa 6 anni. Ti ricordi più o meno la potenza installata? 5. Più dei classici 3, senz'altro. Ok. Questo è il quadro relativo al fotovoltaico e qua si parla sempre di impianti al tempo top di gamma. Bene, ti ringrazio tantissimo per questa opportunità. Andiamo subito veloci con le domande, cerchiamo di contenere i tempi. Come ti chiami? Gino. E dove vivi? Vivo a Pederobba, un nido di Pederobba. Ecco. io e la mia moglie e la mia bestiolina. Che adesso non c'è. L'abbiamo vista prima. Parlando di fotovoltaico, Gino, in che anno l'hai installato tu l'impianto? 2010. A quel tempo, quindi si parla di 12 anni fa, cos'è che ti aveva motivato ad installare l'impianto fotovoltaico? Le bollette, pagavo tanti soldi di bolletta, cioè non è come oggi la bolletta salata come oggi, ma già allora io pagavo tanti soldi, nel senso di dire che cercavo un'alternativa, visto che c'era la possibilità di avere questo fotovoltaico col GSE che ti veniva incontro, ho un po' approfittato della situazione. Tu sei rientrato in che categoria del conto energia? Prima categoria, il massimo che il GSE può offrirti, ho messo su un impianto di 5 kg, erotti 0,29, e col GSE, con l'importo, perché ho messo integrato. Ah, quindi l'importo maggiorato. Poi con l'importo maggiorato. Batterie le hai messe su? No, non mi hanno sconsigliato di metterle. Io le avevo chieste ancora nel 2010, l'accumulo. Ma però il governo subito non ci lasciava metterlo su. Adesso che c'è l'accumulo, quello che mi hanno fatto l'impianto, che sono sempre qui seguito da 12 anni, mi dice che in base alle mie bollette che ho non conviene spendere quei soldi, diciamo. E parlando un attimino di attualità, Gino, hai toccato un tema importante, le bollette salate. Cosa pensi di quello che sta capitando, le bollette fuori controllo e sto mega caos per le famiglie? Secondo me c'è sotto una speculazione enorme a livello europeo. Dopo io non posso dire perché non sono all'altezza di valutare, ma secondo me è quello il problema principale, che il nostro governo, i nostri politici dovrebbero battere contro questi signori. E che futuro intravedi per le generazioni che stanno per arrivare? Dura perché non è semplice affrontare questi problemi, queste cose e abbattere questi costi. Tornando un attimino al concetto del tuo fotovoltaico, ad oggi sei contento dopo 12 anni di averlo installato? Ma certo! Vuoi capire se hai le basi per la tua indipendenza energetica con il fotovoltaico a ciclo combinato? Clicca nel link in descrizione e compila gratis il modello di autoanalisi energetica all'interno del nostro blog. Quanti soldi hai risparmiato più o meno in questi anni? Parecchio, diciamo. Tanto. Parecchio di più. Non ti chiedo quanti soldi hai guadagnato, perché il conto energia al tempo si guadagnavano anche bei soldi. Sì, ma anche adesso diciamo ho un risparmio, perché oltre che diciamo il conto energia del GSE ho anche un risparmio di corrente che io si aggira circa sui 700-800 euro all'anno solo di risparmio. Dopo ho il GSE in base ai kilowatt che tu produci. Parlando di installazione, quando te l'hanno installato ci sono state problematiche particolari?